Sandrina Bandera, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare di una mostra che è in corso a Torino. Una mostra dedicata ad Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno. Ecco, molto importante questo titolo, rivivere l'antico, costruire il moderno. Lei che ha curato questa mostra insieme con Howard Barnes e Vincenzo Farinella e con il contributo di tanti altri curatori che hanno dato il loro contributo a creare questa mostra sicuramente molto particolare, una mostra che finalmente riusciamo a vedere o rivedere a Torino al Palazzo Madama. Però prima di entrare nell'argomento di questa mostra, Sandrina Bandera, lo chiedo a lei come curatrice di questa mostra e curatrice di tante mostre, responsabile se non sbaglio anche del museo di Gallarate, il MAGA, ormai ogni museo ha la sua sigla. Ecco, in che modo oggi, dopo la pausa che c'è stata, in che modo oggi il museo apre le porte con i cambiamenti? Non tanto mi riferisco ai cambiamenti, quelli che ci vengono imposti dai decreti legislativi, ma il cambiamento che viene imposto forse alla forma museo per raccontare la parola stessa museo in un'altra forma. Posso ragionare su questo argomento anche appoggiandomi alla mia lunga esperienza di direttrice della Pinacoteca di Brera finché non sono poi andata in pensione, e quindi ragionare con l'apporto del patrimonio dell'arte antica soprattutto, che è in questo momento di grandi cambiamenti meritevole di essere ristudiata come portatrice di valori che parlano alla contemporaneità. Gli stessi artisti antichi lavoravano per committenti contemporanei, ragionavano con loro relativamente allo stile, ai soggetti, alle scelte. I dipinti di Mantegna o i suoi interventi nel disegno, nell'incisione, nella scultura, nelle arti decorative, perché Mantegna è stato un artista che ha lavorato in tutte le tecniche, che si è espresso in tutte le tecniche, erano spesso scelte controcorrente, molto difficili da capire. Mantegna aveva a che fare con un mondo che era ancora fortemente gotico, ma ha avuto la fortuna di avere contatti con il mondo degli umanisti. Lui, che era figlio di un carpentiere, ha probabilmente imparato giovanissimo il latino, ha cominciato a leggere i trattati di Orazio e di Cicerone, che erano stati riscoperti da poco, e a vedere nel contenuto di questi trattati di oratoria, per esempio, soprattutto l'oratoria, che aveva a che fare con il modo di rappresentare le figure, col modo di rappresentare i gesti delle figure, di vedere come i trattati antichi potevano ispirare saggezza, temperanza, giustizia. Il modo con cui Mantegna guarda l'antico non è un modo strettamente estetico, anzi è un modo di guardare l'antico attraverso i valori che l'antico rappresentava. Mantegna è stato collezionista e ha partecipato al mondo straordinario del collezionismo dell'arte archeologica, e sappiamo che ha posseduto dei busti che tra l'altro Lorenzo il Magnifico ha visitato, che è andato a Mantova nell'82, ha voluto visitare la casa del Mantegno e ne esce dicendo che ha visto oggetti bellissimi e delle teste, quindi dei busti. E Mantegna ha posseduto vari busti, tra cui un busto che è in mostra, che rappresenta Faustina Maggiore. Faustina Maggiore, dal punto di vista archeologico, si distingue dalla Faustina Minore per essere molto meno avvenente, ma rappresentava l'amore coniugale, la saggezza, la generosità. E Mantegna, anziano, quasi si innamora di questa bellissima, per modo di dire, busto, che si trova a Palazzo Ducale a Mantova e che ci è stato gentilmente prestato,
e negli ultimi mesi della sua vita, forse per il desiderio che rimanesse a Mantova e non venisse immesso nel mercato antiquario, cosa che i suoi figli forse rischiavano di fare, la vende a Isabella Gonzaga, e la lettera della richiesta di acquisizione a Isabella l'abbiamo in mostra ed è esposta di fianco al busto, in cui Mantegna scrive: la mia cara Faustina antica, cara, non bella. E questo aggettivo cara già sottintende un modo, vorrei dire, interiore, interno, etico, morale di guardare l'arte. Ecco, è questo valore che soprattutto in questo momento, dopo la crisi, dopo questi tre mesi, dopo le difficoltà con cui ricominciamo, riprendiamo, rinasciamo, questo valore etico è un valore eterno, un valore che parlerà a tutte le generazioni e quindi molto contemporaneo. E la mostra un po' si svolge tutta su questo tema conduttore, il modo con cui Mantegna guardava l'antico, o il modo con cui le persone che lui ha seguito e che ha considerato i suoi maestri, come Leon Battista Alberti, avevano si erano ispirati all'antico cercando di coglierne i valori eterni. Così il ritratto, che è uno dei temi principali di tutta la mostra, il modo con cui Mantegna lavora è un po' l'espressione del suo ritratto, ma poi Mantegna si è dedicato moltissimo al ritratto, che in pieno umanesimo, lo dice la parola stessa, ha un significato profondissimo. I ritratti di Mantegna non sono ritratti belli, sono ritratti ispirati all'architettura antica, cioè all'armonia delle misure, che a sua volta all'armonia rappresentava la perfezione del pensiero, l'armonia del pensiero, l'armonia dei numeri, l'armonia delle proporzioni. È la visualizzazione dello schema architettonico nel busto antico che Mantegna riprende nel dipingere i suoi ritratti, che è l'anima dei ritratti di Mantegna. Un modo di intendere il ritratto che aveva iniziato Donatello in qualche modo, anche se i busti di Donatello non sono veri e propri ritratti, e in mostra abbiamo effettivamente un'opera di Donatello che ci fa capire come sia stato lui a iniziare il tema moderno del ritratto, cioè il tema umanistico di un ritratto che non doveva essere né bello né essere troppo imitativo della realtà, ma doveva ispirare valori morali, i valori morali dei grandi dell'antichità. E abbiamo il calco antico della testa del Gattamelata, cioè del grande monumento equestre che si trova in Piazza del Santo a Padova e che pare sia stato eseguito nella bottega stessa di Donatello, quindi un'opera straordinaria. E tutta la mostra, diversamente dalle precedenti mostre di Mantegna, è un dialogo con il mondo dei contemporanei, con molte sue lettere. Mantegna scriveva, aveva una scrittura straordinaria e aveva anche un suo stile, a tal punto che Lina Bolzoni riesce a scrivere di Mantegna quasi come fosse un letterato, facendo un'analisi del suo stile, del suo modo di porgersi. La sua stessa scrittura viene analizzata da un esperto di scrittura antica che la considera effettivamente tale, e Mantegna ne ha scritte moltissime di lettere, e fin da quando era molto giovane fino agli ultimi suoi anni, fino al suo testamento finale. Che cosa possiamo dire? Il Rinascimento, quale Rinascimento? Sandrina Bandera, però prima di arrivare al Rinascimento vorrei insieme con lei soffermarmi ancora su quello che lei ci ha detto poco fa quando parlava di valore morale, no? Rispetto alle opere, e non solo, perché dal catalogo, se ricordo bene, c'è una frase molto bella, spero di ricordarmela
più o meno correttamente, quando Mantegna dice che l'uomo da poco non ama le virtù. Ecco, lui aveva sì, una prospettiva. Una frase che ripete due o tre volte. Ecco, una frase che nella prospettiva del tempo è sempre in ogni modo valida, però vorrei ritornare a quella lettera dove lei diceva, raccontava di quel busto, la mia cara Faustina di marmo antico. Ecco, il valore di Mantegna nei confronti dell'arte, in questo caso di questo busto, che il suo valore superava la bellezza. Ecco, vorrei proprio toccare questa cosa. In che modo Mantegna riesce, anche attraverso questo busto, la mia cara Faustina di marmo antico, riesce a darci un senso del valore dell'arte. Oggi, quando io ho letto quel frammento di lettera, mi sono chiesto oggi che cosa significa per me l'arte, cioè per le persone normali. Oggi riflettere sull'arte è molto importante, e quindi superare il valore del soldo per arrivare a un valore estetico, puramente estetico. Ma lei sta dicendo, sta in poche parole riassumendo il grande dibattito sull'arte contemporanea. Non è tanto rappresentare qualcosa, non è tanto un idealizzare qualche cosa attraverso una idea del bello, ma è un interpretare che cosa nasconde la realtà, ed è comunque un modo di raccontare, un modo di esprimersi. L'arte contemporanea, per esempio, mitizza il gesto ancora più spesso di ciò che alla fine si esegue. Il gesto dell'artista, spesso prorompente, energico, drammatico, che esegue un'opera, che fa parte dell'opera. Mantegna non aveva il mito del gesto, perché siamo nel 1460, 90, 1500, Mantegna muore nel 1506, inizia a lavorare più o meno nel 1450. Però anche in questo caso, proprio per parlare di modernità, Mantegna cerca di esprimere dei valori interiori che poi, dal punto di vista figurativo, espressivo, formale, si esprimono attraverso una fortissima essenzialità, attraverso una forte concentrazione sulla immagine, una rappresentazione significativa dei gesti nel culmine della loro azione, quando l'azione sta per cambiare. E Mantegna certo non è arrivato così da solo, ma ci è arrivato leggendo la poetica di Aristotele, o direttamente o indirettamente, leggendo quello che Leon Battista Alberti ha scritto nel Bella Pittura già a partire degli anni 30. E Alberti ha scritto un trattato prima in latino per i retori, i letterati, e poi in italiano pochissimi anni dopo, anzi addirittura pare adesso che abbia scritto prima in italiano in Bella Pittura e poi in latino, perché i pittori potessero leggerlo, perché non tutti gli artisti conoscevano bene il latino. E il trattato di Alberti non è un trattato su come si macinano i colori, ma è un trattato di matematica, di prospettiva e di trasposizione della grande lezione di Orazio e di Quintiliano, cioè della tecnica della rappresentazione della figura che deve rappresentare attraverso i gesti i grandi valori della moralità. Ogni gesto rappresenta un determinato valore, e lei capisce bene che in tutto ciò, nel mirare ai valori, c'è qualcosa di fortemente astraente. Quindi non è come una figura panneggiata, se ha la capigliatura fatta in un certo modo, se è una dama, se è vestita in un certo modo, ma è quello che il suo gestire, il suo modo di porsi, sia in primo piano, sia nello sfondo, se viene avanti, sia legata all'architettura,
per cui assume un aspetto ancora più imponente, perché poi ci sono tutti i segreti dell'arte ovviamente. Ecco che questa figura rappresenta qualcosa, per esempio, non lo so, io qui ho davanti Lecce Homo, perché ho il catalogo davanti a me, mi si è aperto naturalmente, del Museo Jacques Marandré, c'è questo Cristo Patience con dietro le figure che lo hanno portato poi al sacrificio, che sono dei burberi con delle facce terribili, dei profili acuti, delle bocche senza denti. Tutto ciò mira al sacrificio, al pazzo, se via dicendo. Però giustamente Mantegna cosa fa? Pone Cristo in primo piano, molto in avanti, sembra andare verso il visitatore della mostra, e questo venire in avanti è una scelta scenografica, teatrale. Pensi che è un quadro anche abbastanza piccolo e Cristo è rappresentato a mezzo busto, ma c'è tutta una tecnica oratoria, se vogliamo, per rappresentare questo grande pathos che coinvolge lo spettatore. E questo Mantegna come ci è arrivato? Ci è arrivato anche leggendo, forse attraverso Leon Battista Alberti. Quindi un rapporto con l'architettura molto forte, perché la sua sperimentazione prospettica, mi scusi se la interrompo, la sua sperimentazione prospettica è fortemente influenzata dal modo di fare architettura, e qui Leon Battista Alberti, a cui lei faceva riferimento, diventa protagonista. Sì, la mostra sottolinea molto il valore dell'architettura, che è la seconda anima di Mantegna, a tal punto che per visualizzare questa cosa, nel cuore della mostra vi è una sala che ricorda il cortile della palazzetto che Mantegna, che attraverso la grande esperienza della Camera degli Sposi, i suoi contatti probabilmente diretti con Leon Battista Alberti, si era costruito lui stesso una casa che si trova a Mantova, nel cuore, non esattamente in centro, un pochino verso l'esterno, dove c'era una zona ricca di verde, di giardini, perché anche Mantegna aveva un grande orto dietro alla sua casa, che è una palazzina quasi quadrata con un cortile circolare, e consideriamo che il cerchio era considerata dal punto di vista filosofico, pitagorico, la figura geometrica che più di tutte rappresentava Dio, perché tutti i punti sulla circonferenza sono equidistanti dal centro. E stranamente questo edificio, stranamente rispetto agli edifici contemporanei che erano ancora un po' tardogotici, è invece strutturato con queste misure armoniose, e tutta l'opera di Mantegna, opera pittorica, l'opera grafica, i suoi disegni, sono i busti che lui ha dipinto, sono ispirati al metodo intellettuale tratto da Leon Battista Alberti dell'architettura. E, è molto importante, iniziando a visitare la mostra, soffermarsi nel video multimediale che è stato fatto con grande attenzione e seguito da noi tre curatori, sulla base dei documenti antichi, perché l'archivio gonzaghesco è un archivio ricchissimo, e quindi con citazioni antiche, con desunzioni tratte direttamente dalle lettere, dai documenti, dalle opere del Mantegna, utile per illustrare gli interventi di Mantegna che non possono essere portati in mostra, come la Camera degli Sposi, che è una momento capitale, riconosciuto da tutti i contemporanei come che ha meritato il viaggio dei gran tourist di tutti i tempi, fin da quando era in esecuzione, potrei dire, un'opera straordinaria che ha segnato veramente la storia, come poi il Cenacolo, la Cappella Sistina, ma fa parte di questo trio. Perché normalmente, Sandrina Bandera, quando parliamo di Rinascimento, parliamo in special modo della parte fiorentina, della parte toscana, e non si inserisce invece Andrea Mantegna? Lei
delle domande intelligentissime. Ma la risposta è molto semplice. Firenze ha avuto Vasari. Vasari è stata la voce che ha dato senso al mito dell'arte fiorentina. Non dimentichiamoci che il Rinascimento fiorentino inizia, come dice Vasari, con Giotto, che aveva capito quei valori che poi ha ripreso Leon Battista Alberti e poi anche Mantegna, e cioè che per imitare la natura bisognava imitare le leggi armoniose, le regole armoniose della natura. Quindi studiare la natura per quell'armonia numerica con cui Dio l'ha creata. E poi non dimentichiamoci che a Firenze all'inizio del 400 c'è stato quel trio, che lo chiamo proprio così perché per renderli contemporanei, che ha costruito la storia dell'arte: Masaccio, Donatello, Brunelleschi, che sono i grandi fondatori. Mantegna è andato a Firenze nel 66, è un viaggio documentato, Pisa e Firenze, a Pisa studia l'archeologia antica, a Firenze aveva rapporti strettissimi con i Medici e sicuramente ha guardato le cose di Brunelleschi costruite da pochissimo, le opere giovanili di Donatello che aveva conosciuto solo nel periodo padovano, quindi posteriore al 1443, mentre vede il San Rossore di Donatello e altre cose giovanili importanti delle collezioni Medice di Donatello. E poi anche Masaccio, l'essenzialità di Masaccio, ma questa operazione che farà Mantegna la farà dopo Raffaello, la fa Michelangelo, cioè questo trio straordinario è ancora l'anima del nostro design, del nostro made in Italy, delle borse che fa la nostra pelletteria meravigliosa, cioè è questo modo di saper costruire attraverso una geometria che è estetica ma che è pulizia mentale, chiarezza, essenzialità. Ecco perché abbiamo scritto costruire il moderno. È questo moderno l'esito finale del pensiero di Mantegna, e vorrei che chi visita la mostra ne uscisse desideroso poi di andare a vedere un'opera di arte contemporanea, di guardare meglio il mondo che ha attorno, i piccoli oggetti di design della nostra contemporaneità, ma tutto parte da questa capacità di leggere attraverso misure e di stringere all'essenziale. Proprio quello che ci ha insegnato Mantegna, di studiare l'antico però prendendo giustamente le distanze e in maniera molto semplicistica. Mi fermi laddove dica delle stupidaggini, Sandrina Bandera. No. Lei poco fa diceva che Mantegna è stato anticipatore, certamente, ma possiamo dire molto semplicemente che Leonardo, Michelangelo, Raffaello qualcosa lo devono anche ad Andrea Mantegna? Senza Mantegna non saremmo arrivati a quella modernità. Mantegna inizia quella che Vasari, torniamo al grande trattatista, chiama la maniera moderna. La maniera moderna è guardare l'antico dando un'anima interiore e quindi costruendo le figure in modo che il gesto che eseguono sia rappresentato da un moto della mente, da una volontà interiore, e che è la grandezza di Raffaello, vorrei dire. Mantegna arriva all'ultimo piano del gradino appena prima, ma consegna a Raffaello, a Michelangelo e anche al momento classicheggiante che ha avuto Leonardo quando è andato a Roma e quando ha cominciato anche lui a guardare e a ispirarsi all'antico, consegna tutto il mondo che dal 1445-50 in poi lui aveva saputo trarre dall'antico, quel suo modo di rivivere l'antico e di adattarlo a una visione contemporanea. Senza questo travaglio di Mantegna
questa capacità drammatica certe volte di rivedere l'antico, di farlo rivivere e di farlo rinascere nella modernità, noi non avremmo potuto avere queste figure. La natura di Leonardo è diversa da quella di Mantegna, questo dobbiamo dirlo, è una natura vista direttamente dall'esperienza personale. La natura di Mantegna è ancora una natura letta attraverso la storia naturale di Plinio, che è stato anche tradotto in italiano nel 1472 o negli anni 70 in una edizione molto famosa di Landino, e che quindi Mantegna aveva masticato moltissimo. La storia naturale di Plinio in realtà è una enciclopedia, è una lettura bellissima che io mi sono fatta per capire Mantegna, suddiviso in vari capitoli, vari libri, ognuno dedicato ai minerali, ai fiori di campo, ai fiori da coltivare, quindi con una specializzazione incredibile, una specie di grande enciclopedia. Ma Plinio aveva avuto un'esperienza diretta di ogni minerale, ci dice le venature, che cosa, da quale paese proveniva, la durezza, la capacità di lavorarlo, e Mantegna poi ha ritrovato e riprovato questi minerali attraverso la lettura di Plinio. Leonardo poi fa il grande salto e non si ferma su Plinio, che pure conosceva, ma va oltre e studia direttamente la natura. Ma il passaggio attraverso la grande enciclopedia di Plinio, che è veramente una lettura modernissima, che ha eseguito Mantegna, è stato fondamentale. È stato fondamentale, come fondamentale anche uno degli aspetti che ritroviamo tra i tanti nel catalogo che è legato alla mostra, catalogo pubblicato da Marsilio, Andrea Mantegna, rivivere l'antico, costruire il moderno. Un aspetto di Andrea Mantegna che va ad inserirsi nella trama profonda, complessa di questo artista, soprattutto di quest'uomo che era avido di curiosità intellettuale in senso veramente molto lato. Ma vorrei toccare in chiusura di questa conversazione di Sandrina Bandera il tema filosofico, perché la filosofia attraversa la costruzione. Prima si parlava di prospetti di architettura nella costruzione dell'immagine, ma ancor prima c'è uno sguardo filosofico che ti fa arrivare, che fa arrivare Andrea Mantegna a costruire quell'immagine. L'ambiente della preparazione, della formazione di Mantegna è un ambiente fortemente filosofico, perché lui cresce a Padova, che è una città universitaria. La sua formazione avviene attraverso la bottega di Squarcione, di Francesco Squarcione, un artista mediocre forse, ma che per spirito di emulazione aveva impostato la sua bottega come un'aula universitaria in cui tutti gli allievi alla maniera socratica vivevano per alcuni anni insieme al maestro. E dato che era un uomo molto curioso, che aveva viaggiato da giovane, aveva una serie di calchi antichi, disegni, incisioni, di cose che lui aveva visto in Grecia o in Italia meridionale. E il giovane Mantegna cresce in questo ambiente e i primi committenti di Squarcione, che poi conosce direttamente Mantegna, sono dottori insegnanti all'Università di Padova. L'Università di Padova era aristotelica, quindi studiava di primo acchito la natura, però Mantegna frequenta a sua volta, appena comincia a entrare nel mondo dei grandi letterati e soprattutto dal periodo mantovano in poi, e comincia a frequentare Ludovico Gonzaga, il signore di Mantova, che sarà il suo grande committente, qualche anno prima di spostarsi a Mantova, quindi già nel 58-57, così, frequenta l'ambiente platonico idealistico. Quindi Mantegna vive questi due mondi e non può farne a meno. I letterati con i quali dialoga, che sono i suoi committenti, che sono gli antiquari con cui scambia gli oggetti di collezionismo, sono o platonici o aristotelici, ma comunque parlano attraverso una metafora che è fortemente filosofica.
E a questo punto, come succede nelle nostre conversazioni, ad ogni mostra che andiamo raccontando, chiediamo anche a lei, Sandrina Bandera, di estrarre un'immagine. Ma senta, fortemente aristotelico, per esempio, è un'opera giovanile che è in mostra, che è molto attento, un'opera molto attenta a imitare nel grande dettaglio la realtà, il San Giorgio delle gallerie di Venezia, un'opera minuta ma da guardarsi nei suoi infiniti dettagli che sono incredibili, minuti, addirittura abbiamo la vite piccolissima nella spalliera della corazza, tutti i dettagli dorati che luccicano delle cerniere che legano la parte alta e la parte bassa della corazza, il riflesso del capo nell'aureola come se fosse uno specchio, ma poi l'insieme è fortemente prospettico, quindi questi infiniti dettagli vengono racchiusi in modo idealistico adesso in una visione prospettica e che sa stringere verso l'essenzialità, e tutto quindi si concentra sulla figura del santo e sul drago, che è la cosa straordinaria che ci dà l'idea di questa visione prospettica, e che il capo, la testa del drago, con in bocca parte dell'asta del santo, viene in avanti. Ci fa capire quindi la grande attenzione prospettica. Il santo poi si trova appoggiato in una specie di finestra in piedi, dritto, che racchiude la sua figura, la stringe, e quindi stringendola fa in modo che questa piccola, minuta opera, grande, le dico, è alto 66 centimetri e largo 32, quindi quasi una miniatura, in realtà sembri un grande monumento. E dal punto di vista invece idealistico, vorrei ricordare il ritratto poco più avanti nella mostra di un personaggio probabilmente riconosciuto in Carlo de' Medici, che è assolutamente essenziale, algido, era un figlioccio naturale di Cosimo de' Medici con una donna meticcia, e quindi lui è un po' di colore, ambrato, ma gli occhi azzurri, i capelli corvini che escono appena appena, perché era figlio di una meticcia, dalla copricapo. A proposito di modernità, mi scusi, sì. Sandrina Bandera, proprio questo ritratto, sì, è proprio il senso della modernità, perché sembra, sì, è di Mantegna, ma sembra contemporaneo, ed è questa, sì, quando si parlava di distanza tra l'antico e il moderno nella prospettiva del ragionamento non solamente estetico rispetto a un'opera d'arte. Questo ritratto denuncia proprio questo, la sua modernità, perché se noi sottoponiamo questa immagine alla gente per strada, forse farebbe fatica a distinguere se è un'opera d'arte che arriva dal Rinascimento oppure un'opera d'arte attuale. È questa grande essenzialità, lo sfondo scuro, inerte quasi, fa emergere la figura in avanti. Noi capiamo, perché lo sappiamo, perché l'abbiamo studiato, che dietro c'è tutto lo studio dei busti antichi, sappiamo che questa è una figura prima ancora di essere dipinta, pensata in modo tridimensionale, ma capiamo anche come Mantegna ha eliminato tutti gli aspetti decorativi per arrivare a rappresentare la forza, la determinazione, il carattere forte di questo personaggio, che sappiamo era anche un uomo di grande gusto, un grande collezionista, uno dei primi collezionisti dell'ambiente mediceo. Prima di salutarci, Sandrina Bandera, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, incredibile, sto lavorando moltissimo su Raffaello, perché mi sono trovata a scrivere varie recensioni, perché io ho una rassegna fissa, e
quindi sto leggendo moltissimo Raffaello. Infatti la mia paura era di parlare più di Raffaello che di Mantegna. Non so, sto leggendo gli scritti, un vecchio libro, gli scritti di Raffaello a cura di Camesasca, un vecchio libro che poi consiglio, e poi soprattutto il catalogo della mostra alle Scuderie, che è un gran bel libro, ecco, veramente con delle letture molto belle. I testi della Silvia Ferino sono bellissimi, poi molto essenziali, molto facili anche da seguire. Intanto noi la ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato, Sandrina Bandera, curatrice della mostra al Palazzo Madama a Torino. Andrea Sto anche leggendo molto Roth in questo periodo. Oh, Philip Roth o Joseph Roth? Sì. Quale dei due? Sto leggendo un libro che, confesso, non avevo mai letto, di Philip Roth, che è La pastorale americana. Tra l'altro uno dei libri fondamento proprio della scrittura. Avevo bisogno della pandemia per trovare il tempo di leggere. Ma poi d'altra parte i libri non si possono, non si devono leggere sempre in ogni modo. A volte c'è qualcosa che sta lì ad aspettare, forse, io un pochino in maniera romantica lo dico, forse il momento giusto, forse poteva essere questo. Che cosa ne dice Sandrina Bandera? Sì, sì, ci sono delle cose in questo momento che capisco di più, che storicizzo, e dei valori che faccio emergere. Per esempio c'è una frase di Rozza, che uno dei suoi argomenti fissi è la società ebraica americana che tentava lentamente di emergere, e cosa che poi è riuscita a fare, perché noi adesso possiamo vedere le grandi famiglie ebraiche americane, sono delle vere potenze nel campo della storia dell'arte, ci sono studiosi straordinari, sono riusciti in due generazioni a arrivare in tutti i campi in modo meraviglioso. C'è una frase che ricorre, o direttamente un po' sotto le righe, che è vincere la mediocrità, lo spirito che ci deve guidare tutta la vita è di combattere la mediocrità. È proprio questa frase che Rotta ogni tanto fa emergere, che era l'ispirazione di queste famiglie che tentavano di trovare il modo per avere un ruolo nel paese dove erano giunti dall'Europa. E chissà che cosa ne direbbe Philip Roth. La mediocrità penso che sia un buon messaggio. E dicevo, chissà che cosa ne direbbe Philip Roth oggi di questa mediocrità che attraversa anche l'America, e con questo libro che demolisce veramente ogni stereotipo sulla grandezza dell'America. Sicuramente è un libro che ci chiarisce anche molte cose di quello che stiamo vivendo oggi, America a parte. Grazie davvero, Sandrina Bandera. Grazie a lei di questa chiacchierata, che mi ha dato il modo di tirar fuori qualcosa di mio e mi ha fatto molto piacere. Buona giornata.